Nel video numero 6 vi parliamo del meccanismo di flessione orizzontale di pareti vincolate ai muri ortogonali. Bene, in questo caso noi abbiamo la formazione di un arco di scarico della parete con una risultante di ribaltamento verso l'esterno ed una forza stabilizzante che proviene invece dai muri ortogonali. È la resistenza di questi muri al proprio ribaltamento che fornisce la stabilizzazione a questo tipo di cinematismo. La rotazione avviene attorno a cerniere oblique. Tuttavia, questo cinematismo viene spesso semplificato nelle procedure presentate sui testi di riferimento, considerando che gli spostamenti in direzione verticale sono meno significativi rispetto a quelli nel piano della parete, e viene quindi fatto riferimento frequentemente a cerniere verticali. Bene, noi vi faremo vedere come in PCM è possibile trattare questo meccanismo di collasso sia nella forma tradizionale, cioè appunto con rotazione attorno a cerniere verticali, sia invece in modo probabilmente più aderente appunto alla realtà attraverso la rotazione per cerniere oblique. Un caso particolare della rotazione su cerniere oblique sarà poi quello del timpano che vedremo in un successivo cinematismo. La differenza tra i due è legata al fatto che nel caso del timpano non c'è la chiamata in causa di questa resistenza dei muri ortogonali. Cominciamo quindi col primo caso. Bene, abbiamo un edificio che risulta isolato da altri edifici e proprio questa condizione permette di considerare una parete non confinata in cui si possa sviluppare un meccanismo di flessione orizzontale. Esatto, infatti occorre un vincolamento efficace ai muri ortogonali, altrimenti la parete tende a ribaltarsi in maniera semplice, quindi non generando questo cinematismo. Bene. Dunque, per la modellazione di questo cinematismo occorre tagliare i corpi partecipanti, quindi utilizziamo il taglio tramite polilinea e tagliamo il corpo seguendo questo profilo. È necessario ancora effettuare un taglio verticale in questa posizione. Bene, abbiamo ottenuto i due corpi che parteciperanno al meccanismo. Ora possiamo definire gli assi di rotazione. Scegliamo il meccanismo di flessione di parete vincolata ai bordi e definiamo, secondo la trattazione tradizionale, un asse di rotazione verticale in questa posizione, un punto per individuare la posizione della cerniera intermedia, e un successivo punto per individuare la posizione del carrello. In questo cinematismo, essendo gli assi verticali, è necessario stabilire la direzione dell'azione sismica. Bene, possiamo così procedere alla selezione dei corpi partecipanti. Essendo un meccanismo composto, devo anche distinguere tra corpi di tipo A che ruotano intorno alla cerniera A e corpi di tipo B. Quindi clicco due volte per definire un corpo di tipologia B. Ora visualizzo un'anteprima della rotazione. Ecco, notiamo che il moltiplicatore di collasso è zero perché non ci sono ancora le azioni stabilizzanti. Queste provengono dal contrasto offerto dalla parete ortogonale. Per far ciò possiamo utilizzare i cinematismi di tipo statico, che sono una caratteristica di questa novità appunto della versione di PCM e permettono cioè lo studio di forze ribaltanti anche indipendentemente dall'analisi sismica, quindi come se volessimo appunto studiare gli effetti di una forza orizzontale su un muro soggetto a un campo di forza generico. Perché facciamo questo? Perché in questa maniera possiamo sapere qual è l'entità della forza che produce il ribaltamento della parete ortogonale. Vediamo quindi come si procede. Bene, definiamo quindi un nuovo cinematismo statico e ci proponiamo di trovare la forza che ribalti la parete ortogonale. Quindi effettuiamo dei tagli per ottenere i corpi partecipanti. Ora tagliamo in questa posizione e anche gli spigoli della parete ortogonale. Bene, a questo punto definiamo l'asse di rotazione alla base della parete e selezioniamo i corpi partecipanti.
partecipano al cinematismo statico. Per la definizione di questo tipo di cinematismo occorre definire l'altezza della forza ribaltante che vogliamo trovare. Quindi selezioniamo il cinematismo e andiamo ad impostare l'altezza in modo che da portarla al punto Sì, desiderato, alla quota che cedo, per corrisponde. poi questa forza in realtà dal punto di vista del cinematismo di flessione orizzontale stiamo esaminando sulla parete adesso ortogonale, riveste ruolo stabilizzante. Quindi andiamo a misurare la quota di quel punto, si trova a 8,68. Bene, in Ecco, questo questo è modo l'effetto del ribaltamento statico, appunto, di dirci che una forza di 28,16 kN instabilizza questa parete con i suoi carichi, dipendenti dai solai e dai pesi propri. Tale forza quindi potrà essere definita uguale contraria agente sul nostro meccanismo di flessione orizzontale. Vediamo come. sì, andiamo quindi a definire un punto materiale nella posizione, diciamo, all'interfaccia tra il corpo partecipante al meccanismo e la parete ortogonale di cui abbiamo calcolato la forza destabilizzante. E andiamo ad inserire la reazione che questa parete applica ai corpi partecipanti al meccanismo. Quindi in questo caso sarà una forza orientata nella posizione negativa, nella direzione negativa dell'asse X, quindi meno 28 kN. Notiamo che nel momento in cui abbiamo applicato questa forza, il moltiplicatore di collasso è subito diventato un valore diverso da 0, ha assunto il valore 0,19, perché è proprio questa forza che provvede a creare la forza stabilizzante a questo tipo di cinematismo. Bene, vediamo cosa accade supponendo che però il cinematismo, come avviene nella realtà, sia una rotazione attorno alle cerniere oblique. Sì, intanto possiamo rendere questa forza di scambio una forza locale, in Ecco, sì, modo che questo è non molto importante, è vero. che non interessi altri cinematismi. E per creare il cinematismo di flessione su cerniere oblique, andiamo a duplicare questo cinematismo e definiamo questa volta il cinematismo come flessione su cerniere oblique. Quindi andiamo a definire la prima cerniera e subito la seconda. E come ultimo punto abbiamo bisogno di definire il punto di contatto tra i due corpi nell'evolversi della rotazione. Quindi andiamo a scegliere questo punto come punto di contatto. Se andiamo a vedere un'anteprima della rotazione, notiamo come i corpi ruotino intorno alle cerniere e scorrino anche lungo le cerniere in modo da mantenere il punto di contatto nel punto desiderato. Infatti ci ricolleghiamo al discorso che facevamo inizialmente, cioè gli spostamenti verticali sono per forza scatenati dalla rotazione attorno alla cerniera obliqua. Come vediamo, sono di ordine di grandezza inferiore rispetto agli orizzontali e questo porta all'altro tipo di schematizzazione intorno a cerniere verticali. Però comunque in questo modo si riesce a mantenere un'aderenza maggiore alla realtà fisica. Anche la forza H, che ora per semplicità non stiamo a inserire, ma in questo caso avrebbe meno effetto perché comunque la rotazione attorno alla cerniera obliqua che già offre dei contributi stabilizzanti dovuti agli effetti delle forze peso stesse. Questo tipo di comportamento lo ritroveremo anche nel timpano in maniera del tutto analoga anche a quello che troviamo appunto nei testi di riferimento. Bene, vi diamo quindi appuntamento al video successivo per esaminare il cinematismo appunto del timpano.